Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Visto e considerato che in molti mi avete chiesto di recensire gli Skiffydoll Kawaii Squishy, ho deciso di acquistarne due. Quindi, come potete vedere, abbiamo qui il cartoncino del latte in verde menta e la carta igienica. In questo video voglio scoprirli insieme a voi, voglio toccare con mano la qualità dello squishy e soprattutto voglio paragonarlo con altri tipi di squishy. Quindi incominciamo subito con questo. Come potete vedere sul davanti la blind bag è trasparente, questo ci permetterà di poter scegliere il nostro squishy preferito. Nel retro è super colorata, quindi potete vedere tante strisciette colorate di giallo, di fucsia, di viola, e qui c'è scritto Skiffydoll Kawaii Squishy, scelti per te da Erika Kawaii. Qui c'è scritto che è un prodotto adatto dagli 8 anni in su, a rilascio lentissimo, super morbidissimi, sono un prodotto by Officina Edicola. Qui nel retro abbiamo un artwork del nostro Kawaii Squishy, c'è scritto ancora a rilascio lentissimo, super morbidissimi, non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e quindi è consigliato dagli 8 anni in su. Qua c'è scritto Super Soft Slow Rising e il prezzo di queste blind bag con all'interno questi squishy kawaii è di 6,99 euro, in sostanza 7, e potete trovarli in tutte le edicole. Quindi ragazzi, bando alle ciance, vado a scartare il primo squishy così ci giochiamo un po'. Andiamo ad aprire la nostra bustina. Qua c'è una sorta di linguetta. Ed ecco qui ragazzi il nostro squishy. Allora, al tatto devo dire che è abbastanza morbidino, come potete vedere è in verde menta. Qui c'è una parte di latte, diciamo così, che cola, e qui c'è una texture tipo cialda dei coni gelato. L'espressione è piuttosto kawaii, ma come potrete notare anche voi presenta qualche piccolo difettuccio. Per esempio, qui la bocca è venuta via. Contro luce io noto una patina strana, non so se riuscite a notarlo anche voi, anche qui intorno agli occhietti e qui dove c'è la boccuccia, e qui sul lato, come potete vedere, c'è un cuoricino rosso. Qui c'è anche una sbavatura di verde, non so se riuscite a notarlo. Il profumo è leggermente dolciastro, quindi il classico profumo di tutti gli squishy, e quindi, che dire, sarebbe anche piuttosto carino questo cartoncino del latte se non avesse questi piccoli difettucci. Quindi adesso andiamo a squisciarlo e vediamo un attimino com'è. Eccolo qui, fa qualche grinzetta, ma questo diciamo che è normale, ci sta soprattutto negli squishy opachi. E quindi sì, devo dire che è abbastanza slow rising, vedete, ritorna su lentamente, ma a dirvi la verità me lo aspettavo un po' più morbidoso al tatto, ecco. E quindi questo è il nostro primo Skiffydoll Squishy Kawaii. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se li avete acquistati, qual è il vostro preferito. Adesso andiamo a scoprire insieme la carta igienica, che già dalla bustina sembrerebbe molto più morbida. Quindi estraiamola dalla sua confezione. Logicamente tutti gli squishy di questa linea costano 7 euro. Sì ragazzi, già il tatto onestamente è tutt'altra cosa. Quindi ecco qui la nostra carta igienica, ha i punti luce degli occhietti in azzurro, qui ci sono le sue guanciotte, c'è la stampa della sua boccuccia, e come potete vedere c'è stampata tutta la trama, vedete ci sono tutti i quadratini. Questo è il retro, c'è un bellissimo cuoricino in rosa, e qui possiamo vedere proprio tutta la texture a forma di rotolo. Devo dire che questa è piuttosto carina, quindi l'annuso e vi dico di che cosa profuma. Ok ragazze, profuma praticamente come il cartoncino del latte, quindi il classico profumo di squishy che sembra quasi cocco barra biscottino. Wow ragazzi, questo sì, ecco, questo assolutamente sì, guardate come ritorna su lentamente. Anche al tatto è tutt'altra cosa, ragazze, super morbidosa, mentre invece il cartoncino del latte mi sembra un po' più plasticoso, non lo so. Comunque vi faccio vedere. Vedete come è ritornato sul latte e come sta tornando su molto molto lentamente la carta igienica. Quindi riproviamoci. C'è una bella differenza, eh? Questa è veramente adorabile, ragazze. Quindi se volete acquistarli vi consiglio assolutamente di prendere la carta igienica perché è veramente molto molto morbida. Guardate.
Quindi ragazzi, a questo punto traiamo le nostre conclusioni e poi passiamo anche a qualche paragone. L'idea di poter trovare degli squisci in edicola è veramente molto allettante perché, come già saprete, gli squisci si reperiscono molto facilmente sì su internet, quindi su siti tipo Banggood, Gearbest, ma anche su eBay, su Amazon, ma è molto molto difficile trovarli in giro. Alcune ragazze durante le loro recensioni si sono lamentate del fatto che comunque non si tratta di squisci molto originali, nel senso che sono soggettini già visti e rivisti. Vi dirò, ragazzi, Officina Edicola sicuramente non avrà creato degli stampi appositi per questi squishy, bensì, a mio modesto parere, li ha direttamente importati, perché soprattutto il cartoncino del latte lo possiamo trovare anche identico, quindi con questa texture e con questo cuoricino sul lato, sul sito di Gearbest. Poi qui giù nell'info box vi lascerò il link diretto. Per quanto riguarda il prezzo, sempre a mio modesto parere è un po' troppo altino. 7 euro per questo tipo di squishy mi sembra un po' troppo, ragazzi, visto e considerato, come vi dicevo prima, che sicuramente sono importati. E ovviamente, come saprete, quando si importano mille mila prodotti, il prezzo che poi va a sostenere il distributore è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Quindi, sempre tornando al nostro cartoncino del latte, vi lascerò qui giù nell'info box un link diretto a un'inserzione eBay e potete trovare questo cartoncino del latte, o comunque uno molto simile e dalla stessa consistenza, al prezzo di un solo dollaro, ragazzi. Un dollaro, quindi in sostanza è meno di un euro. Per carità, arriveranno dalla Cina, ci vorrà tempo prima che arriveranno a casa vostra, ma ripeto, un dollaro. Con 7 euro potete comprare ben 7 cartoncini del latte e sono praticamente gli stessi. Tralasciando eBay, vi faccio altri esempi con alcuni squishy che mi erano stati gentilmente inviati da Gearbest. Anche Gearbest, volendo vedere, non ha dei prezzi proprio bassi bassi, almeno non su tutti i prodotti. E quindi, per esempio, vi prendo questo bellissimo cricetone in fucsia. Questo, ragazze, potete trovarlo al costo di 4 dollari. Ciò significa che andrete a pagarlo una cosa tipo 3,20 euro, ragazzi, quindi meno della metà di questi squishy Skiffydoll. Si presenta in questo modo, devo dire che è stampato abbastanza bene. Presenta anche lui qualche piccolo difetto nella colorazione, ma per quanto riguarda il faccino non ho nulla da dire. Come potete vedere, sia gli occhietti che il musetto e la boccuccia sono stampati piuttosto bene. Quindi adesso lo andiamo a squisciare, così vi faccio vedere un attimino com'è. Ecco, ragazzi, questo è uno squishy dalla consistenza marshmallow, cioè intanto proprio già il tatto si sente che è stramorbidoso, ma come potete vedere risale su proprio molto molto lentamente. Quindi facciamo per esempio il confronto con questo. Aspettate, facciamo così. Vedete la differenza? Visto che questa carta igienica è super morbidosa, è di dovere fare un confronto anche con questa, quindi eccoci qui. Diciamo che più o meno siamo lì, come potete vedere stanno tornando su alla stessa velocità. Però ragazzi, senza infierire troppo, qui abbiamo uno squishy da 7 euro e quindi abbiamo uno da 3,20 euro. Il profumo di questo cricetino non me lo ricordo, quindi vado ad annusarlo, ragazze. Ok, questo profuma di fragola, quindi non è il classico profumo di squishy, ma è un profumo un po' più particolare, un po' più intenso. Adesso vi faccio vedere anche un altro squishy, ragazze. Quindi sempre su Gearbest trovate questo, che è uno squishy che qualche mese fa ha spopolato perché piaceva veramente a tutti. Quindi il famoso caprone gigantesco. Quindi questo, come potete vedere, è stampato veramente bene, ha un'espressione super kawaii ed è veramente grande. Quindi guardatelo vicino al cartoncino del latte. Questo, ragazze, sempre su Gearbest potete trovarlo a soli 9 euro, quindi se non sbaglio sono circa 12 dollari e qualcosa. 9 euro contro 7, si tratta di 2 euro in più, ma è il doppio di questo squishy. E anche questo, per quanto riguarda la morbidezza, non si può dire nulla, anzi guardate, è super morbidoso, è super ciccioso. Quindi vi dico anche di che cosa profuma.
Ok, anche questo squishy profuma di fragola e ripeto, costa solo 2 euro in più rispetto agli Skifidol Squishy Kawaii. Quindi, ragazzi, a questo punto traiamo le nostre conclusioni. Sicuramente tra il cartoncino del latte e la carta igienica vi consiglio assolutamente la carta igienica perché, come viene riportato nella confezione, è veramente super soft, slow rising, mentre il cartoncino del latte è un po' più gommoso, diciamo, non è uno degli squishy più slow rising al mondo. Ecco, per quanto riguarda il prezzo, ripeto, per me, secondo il mio punto di vista, 7 euro è veramente tanto, visto e considerato che, come vi dicevo prima, su eBay possiamo trovare lo stesso cartoncino del latte a solo 1 euro. La cura nei dettagli non è proprio al massimo, perché come potete vedere qui, per esempio, abbiamo un difetto qui, praticamente manca mezza bocca e si vedono delle strane patine, e per il resto quello che vi voglio dire io, ragazzi, è questo: non è vero che gli squishy più belli di marca costano dai 20-25 euro, perché spendendo anche a dir tanto 10, 12, 15 euro troviamo degli squishy veramente super super slow rising, super profumati e stampati perfettamente. Cioè qui abbiamo appunto due esempi di due squishy che non saranno di marche super famose, però come avrete potuto notare anche voi, appunto, sono molto morbidi, sono stampati veramente bene e soprattutto questo crocetino, per esempio, costa la metà di questi squishy. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se avete acquistato questi squishy, quali avete comprato, cosa ne pensate del prezzo, cosa pensate di questi soggettini. Io ripeto, se vi devo consigliare uno dei due, assolutamente la carta igienica, perché ha una consistenza molto bella. E quindi niente, ragazzi, il video per oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi mando un bacino squiscioso e ci vediamo al prossimo video. Ciao.